Probabilmente ho iniziato a pensare a fumetti sin da quando ero un ragazzino piccolo, molto piccolo, perché casa mia era come un grande fumetto. Avevo le pareti tappezzate di quadri, di disegni. Mio padre si occupava è stato uno dei fondatori di una delle più antiche associazioni culturali italiane, esiste dal 50. 59, credo, 58, e infatti festeggia quest'anno i 50 anni, sì. E si è occupato di portare nella mia città Matera, appunto, tanti artisti, tanti scrittori. Quindi casa mia è sempre stata un po' un porto di mare in questo senso. E le pareti tuttora sono una sorta di palinsesto di questa attività, di questi passaggi. E quindi su uno sfondo bianco rivedere tante illustrazioni, tanti disegni, tante immagini, per me era facile crearne una sorta di sequenza per collegarle l'una con l'altra, era quasi un gioco. E quindi non solo io, ma anche mio fratello siamo partiti dal fumetto. Forse la presenza di tanti artisti con la A maiuscola, no? Di pittori, scultori per casa, in un certo senso ci aveva allontanato dall'arte seria, no? Ci aveva portato verso l'arte bassa, l'arte applicata. E per cui i primi pennarelli li rubavo a lui, a mio fratello, e i primi fumetti che giravano per casa furono Alan Ford, Nick Carter, i fumetti della editoriale Corno sostanzialmente, quindi dopo gli italiani anche gli americani della Marvel. E quelli furono un po' il mio marchio a fuoco, diciamo. Quando ho iniziato a pensare di farli i fumetti, e stiamo già parlando della metà degli anni Ottanta, sapevo già che tipo di fumetti volevo fare, dei fumetti spettacolari come quelli dei supereroi Marvel. Però allo stesso tempo con l'ironia, con il segno, la forza dei fumetti di Magnus. E da questo insieme, con il cortocircuito creato dalla lettura di altre cose, tipo i fumetti, letture fatte più in età più adulta, quindi parlo dei fumetti argentini, parlo dei fumetti francesi, degli umanoidi, di Möbius, e poi degli italiani di Frigider. Ecco che a metà degli anni Ottanta faccio finalmente i miei primi fumetti che sanno di tutte queste cose, in particolare dell'ironia di Alan Ford e della spettacolarità dei Marvel, però filtrate attraverso tante letture diverse, che non dimenticano appunto Möbius, che non dimenticano appunto Pazienza, Scozzari, Liberatore, Mattioli. Cioè i padri fondatori di Frigider. Inizio a pubblicare su questa rivista, quindi a metà degli anni Ottanta, appena ventenne, e per molti anni la mia produzione è stata legata a questa rivista che per me era la più bella rivista di fumetti mai fatta, anche perché lì dentro trovavo non soltanto dei bellissimi fumetti, delle bellissime storie, dei disegni eccezionali, ma trovavo anche come dire, un terreno di confronto tra fumetto e altro che era a livello altissimo, per cui nello stesso numero in cui leggevo di Apocalypse Now, con le prime pagine di Marquez trovavo anche i fumetti di Scozzari e i fumetti di Tamburini. Quindi era una rivista eccezionale. Ho avuto l'onore di pubblicarci per molto tempo, poi quando la rivista ha iniziato ad avere delle serie difficoltà fino quasi alla chiusura, anche se poi in realtà non è mai realmente avvenuta, per cui le mie collaborazioni con Frigider sono state poi sparse durante vari anni. Dopo Frigider,
un gruppo di autori che in qualche maniera a quella rivista erano, si erano formati ed erano legati, parlo di Daniele Brolli e altri autori più giovani, decidemmo di imbarcarci in un'altra iniziativa appunto sotto la direzione di Daniele Brolli, appunto. E l'iniziativa fu questa rivista che si chiamava Cyborg, che è stata la prima rivista a fumetti cyberpunk. Il cyberpunk come genere letterario era dato per morto già da una decina d'anni, se vogliamo. Però le conseguenze degli scenari che questa corrente letteraria aveva tracciato erano destinati a perdurare per molto tempo ancora, fino quasi ai nostri giorni, insomma, con film come Matrix, in un certo senso sono debitori dell'immaginario cyberpunk in maniera massiccia. E noi all'inizio degli anni 80 e degli anni 90 eravamo ancora illusi che probabilmente da un momento all'altro si sarebbero potute indossare queste tute, queste maschere da realtà virtuali e ci saremmo potuti immergere in questo mondo digitale. In realtà la cosa è andata in maniera abbastanza diversa. I nostri corpi sono stati modificati comunque dalla presenza di cellulari, di strumenti come questo, dalla DSL, quindi in un certo senso siamo in una sorta di realtà che non è più soltanto reale, però sicuramente non è quella di quelle tutone molto fashion, un po' sadomaso che si immaginavano gli scrittori cyberpunk. Su quelle pagine poi era finito anche Ramarro, il personaggio che avevo creato per Frigidaire, questo supereroe masochista, che sulle pagine di Cyborg diventa anche un supereroe più a tutto tondo, un personaggio più d'avventura. Scritto questa volta, le storie erano scritte questa volta da Daniele Brolli. Terminata anche l'esperienza di Cyborg, che è passato attraverso vari editori, fino alle ultime edizioni fatte con la casa editrice Phoenix di Bologna, sono passato a un ambito del fumetto che fino a quel momento avevo, come dire, non trascurato, ma che per certi versi a cui non avevo avuto ancora accesso. Sarà perché appunto i tempi non erano ancora maturi, forse perché il fumetto cosiddetto popolare ancora non aveva attinto alle potenzialità del fumetto cosiddetto d'autore in maniera determinante, aveva cominciato a farlo forse già con Martin Mister qualche anno prima, ma di sicuro poi con Dylan Dog di Sclavi, e questo a metà degli anni 80, e di sicuro negli anni 90 i tempi erano maturi per cui alcuni autori come me potevano trovare posto anche sulle pagine del mitico editore di Tex, che stiamo parlando appunto della Sergio Bonelli. Cosicché ho iniziato a pubblicare sulle pagine di Martin Mister, disegnando alcuni episodi speciali, forse perché appunto il mio stile comunque non era considerato ancora del tutto popolare. Comunque uno stile ancora di ricerca, destinato quindi ai numeri un po' sui generis più particolari. E così sono andato avanti per un po' di anni, in un periodo, stiamo parlando quindi della metà degli anni 90, in cui ho avuto un momento veramente interessante in cui disegnavo fumetto popolare con Bonelli, i miei fumetti per la Phoenix, il periodo in cui ancora stavamo tracciando le ultime fila del progetto di Cyborg, ed era il periodo in cui avevo ricreato il mio personaggio di Tosca la Mosca, un personaggio eroticomico, così lo definisco, che aveva riscosso un buon successo. E nello stesso periodo quindi c'era anche la collaborazione con un editore giapponese, la Kodansha, per cui avevo creato un altro personaggio che si chiamava Kat, un capellone bizzarro anche lui, ipercinetico come ci avevano abituato
pensare ai fumetti proprio giapponesi. Quindi un periodo abbastanza bislacco, anche una piccola collaborazione con la DC Comics, insomma, sembrava che potessi disegnare qualunque tipo di fumetto. In realtà poi anche lì le cose sono andate diversamente. E dopo questo periodo ho iniziato a ripensare anche al mio stile grafico. E guarda caso, proprio l'occasione di una nuova uscita in edicola di Frigidaire mi ha dato la possibilità di sperimentare un nuovo stile che sta caratterizzando un po' alcuni dei miei ultimi libri. Uno stile di disegno direttamente a china, e il risultato fu questo, la rielaborazione, la riscrittura di un racconto di uno scrittore cinese, Lu Xun, il libro è Il diario di un pazzo, che prima pubblicato in alcune pagine di Frigidaire del nuovo ciclo e poi in volume in Francia per i tipi della Rackham. Subito dopo qualche anno questo libro poi è stato pubblicato anche in Italia per i tipi della Coma 22, che in un certo senso prosegue, raccoglie l'eredità della Phoenix e mi ripropone adesso in libreria con una serie di ristampe proprio di quei libri, di quei progetti avviati negli anni 90 e con le novità come possono essere appunto Il diario di un pazzo. Siamo già quindi ai primi del 2000 e quello è il periodo in cui succede qualcosa di nuovo. Un certo personaggio in calzamaglia nera, Diabolik, compie gli anni, 40 anni, e portati benissimo. E Alfredo Castelli, con cui avevo lavorato bene sulle pagine di Martin Mister, mi chiede di reinterpretare, ridisegnare il numero uno di Diabolik per celebrare appunto i 40 anni. Ovviamente sono quelle proposte che non si possono rifiutare e nonostante non fossi proprio un accanito lettore di Diabolik, avevo sempre apprezzato questo aspetto tetro, questa componente surreale del personaggio, no? Che anche scrittori come Dino Buzzati avevano colto e avevano apprezzato moltissimo. Di Buzzati credo che esistano anche dei quadri intitolati a Diabolik. E nel suo studio Buzzati campeggiava nel suo studio questo grande disegnone, credo il manifesto del film di Mario Bava. Non ne sono sicuro, però. Sicuramente un Diabolik alle sue spalle c'era. E in questa occasione ha sancito poi una collaborazione che dura a tutt'oggi. Ho disegnato probabilmente più pagine di Diabolik che di qualunque altro personaggio mio o di altri. Ed era qualcosa sono anche molto contento perché il mio Diabolik è stato accolto abbastanza bene dalla comunità nutrita dei lettori di Diabolik. Anche se è probabilmente con uno stile che non è sicuramente quello classico, tradizionale del personaggio. Nello stesso periodo questo stile che dicevo si è evoluto verso una direzione più espressiva, dopo il diario di un pazzo ho avuto la fortuna di lavorare utilizzando questo stile con due grossi scrittori che sono Massimo Carlotto e Giancarlo De Cataldo, e qui arriviamo alla cronaca più recente. E con Massimo Carlotto ho realizzato questa prima versione di Tomka, il gitano di Guernica, che all'epoca fu pubblicata dalle edizioni Bédè sotto il titolo dell'Ultimo Treno. E poi appunto si è sviluppata in un vero e proprio graphic novel più ricco, più composito, con molte più pagine, insomma, con una storia molto più solida, più ricca, e pubblicato 2 anni fa dalla Rizzoli. E subito dopo, quest'anno, anzi nel 2008,
è uscito il secondo graphic novel, sempre per Rizzoli, con Giancarlo De Cataldo, intitolato Un sogno turco. L'anno scorso è stato un anno abbastanza, anche quello un anno abbastanza interessante, formante per certi versi, perché appunto oltre a continuare questa proficua collaborazione con Diabolik, e a parte l'uscita di questo libro con Giancarlo, ho lavorato alla scrittura e al disegno di un mio libro uscito per Comma 22, dal titolo Eterna Artemisia, che era collegato a una grossa manifestazione tenutasi a Palazzo Strozzi, a Firenze, per l'occasione dell'esposizione finalmente in Italia di un ciclo di arazzi del Seicento dedicati a Maria Caterina de' Medici. Il titolo della mostra era appunto Maria Caterina de' Medici, Donne al Potere, e per quell'occasione il direttore di Palazzo Strozzi, James Bradburn, ebbe questa intuizione e mi ha commissionato questo piccolo graphic novel, se vogliamo, questo fumetto, questa storia a fumetti, in cui ho reinterpretato il mito raccontato da questi proto-fumetti che erano gli arazzi dedicati alle regine di Francia, e il risultato è stata una storia che in qualche maniera sa ancora di cyborg, sa di c'è dell'ironia, c'è dello spettacolo come c'era nei miei primi fumetti, ma c'è questo stile più espressivo. Questi disegni realizzati direttamente a china, ma c'è anche quest'uso dei retini sfumati che un po' sa di fumetti giapponesi e un po' sa di Diabolik. Quindi, in un certo senso, per me questo libro, Eterna Artemisia, costituisce una sorta di punto di arrivo, per certi versi, da un punto di vista stilistico. È un po' la summa di tutte le esperienze, se vogliamo anche un po' casuali, che mi sono capitate in questi 20 anni di attività. È molto agevolato per un nuovo lettore, perché la Comma 22 appunto sta ristampando buona parte della mia produzione, quindi Comma 22 ha ristampato appunto in Italia Il diario di un pazzo, a cui poi era seguita la raccolta delle storie di Kat, le storie uscite in Giappone, a cui poi ha fatto seguito la raccolta completa, più addirittura un inedito di Tosca la Mosca. E poi adesso ha pubblicato Eterna Artemisia, quindi ci sono già quattro volumi che riassumono un'attività pluriennale, insomma, ecco. E poi molto diversificata, perché se Diario di un pazzo e Eterna Artemisia sono due libri in un certo senso più drammatici, intensi, Kat e Tosca la Mosca sono veramente tutto il contrario, sono assolutamente due libri da matte risate, se vogliamo. Quindi per un nuovo lettore può scegliere dal drammatico al comico, o magari può scegliere di comprare tutte e quattro, che farebbe benissimo comunque. Ma di sicuro poi di Diabolik, oramai le mie storie sono state ristampate in tantissime forme, soprattutto il Remeka è arrivata credo alla quarta ristampa, quindi l'ultima è stata allegata alla Gazzetta dello Sport con insieme un CD
audio che contiene il radiodramma fatto per Radio 2, tratto appunto dal remake. E quindi, insomma, di Diabolik si fa presto, poi basta andare sul sito diabolik.it e lì si trova tutto. O ancora più semplice, basta andare anche al diabolicclub.it, che loro sono i pasdaran del mito di Diabolik in Italia. Ai vecchi lettori, quindi penso ai lettori che leggevano Ramarro, su Frigider, che sono quelli proprio i più nostalgici, chissà perché, forse perché collegano quelle storie alla loro giovinezza, e quindi sicuramente per loro sono le cose più belle che abbia mai fatto. Ai vecchi lettori sicuramente consiglio i nuovi fumetti, quindi di sicuro gli consiglio di leggere Eterna Artemisia, e di sicuro gli consiglio di leggere Tomka e Un sogno turco, perché sono libri in cui possono ritrovare la stessa intensità di quelle delle storie uscite su Frigider, la stessa leggerezza, se vogliamo, per certi versi, soprattutto nel Sogno Turco. Ma poi, se hanno voglia di leggere delle cose più divertenti, sicuramente Tosca va bene per tutti. Per un lettore totalmente sprovveduto, che di fumetto non ha letto nulla e che quindi giustamente inizia a leggere i fumetti leggendo i miei, posso dirgli che la cosa giusta da fare è comprare tutto quello che di mio trova, perché con quello fa pranzo, colazione e cena.